è bello incontrare e vedere che ci sono tarantini che nelle discipline sportive assurgono ai più alti livelli nazionali. È il caso di Ernesto Buoncuore, tarantino, neocampione d'Italia con la Lega Navale Molfetta nella specialità di canottaggio a sedile. Dunque un orgoglio tutto tarantino. Allora Ernesto, parliamo brevemente di questa tua passione e poi di questa vittoria che certamente ti ha galvanizzato. Sì, grazie mille Luigi dell'opportunità e sì, innanzitutto voglio ringraziare tutto il mio staff della Lega Navale Molfetta, dal presidente, tecnici, collaboratori che hanno reso possibile tutto ciò. Domenica scorsa abbiamo fatto la finale del campionato italiano di canottaggio sedile fisso a Molfetta in casa e abbiamo vinto con, sia con le donne che con gli uomini. Un grandissimo successo di squadra, perché questo è uno sport di squadra e volevo precisare che io sono solo una piccola parte del puzzle, di tutto ciò che è il discorso... Una rotella dell'ingranaggio. Sì. Ecco, mettiamola così. Ogni rotella è fondamentale, ecco, perché se l'ingranaggio non va... Ernesto, com'è nata questa passione e da quanti anni? Io remo praticamente da quando ero piccolino, da quando facevo l'assistente bagnante, da... poi più là ho fatto parte di alcune società tarantine e diciamo che sono circa 20 anni, che più di 20 anni che pratico questo sport e spero di non abbandonarlo mai, nonostante abbia 38 anni e teoricamente non sia proprio giovane ancora. Beh, vabbè. E c'è una bellissima notizia, sei stato convocato nella nazionale italiana per gli europei. Penso che questa sia, come dire, la ciliegina sulla torta, il degno e giusto coronamento di tanti sacrifici, di tanto impegno, di tanta passione. Guarda, è stata una settimana, non voglio dire di fuoco, ma abbastanza importante, dal campionato italiano alla convocazione. Ne approfitto per ringraziare Roberto Moscatelli, nostro CT della nazionale, che ha voluto puntare nuovamente sul mio supporto. Sì, è stato veramente bello ricevere inaspettatamente, o meglio, sai, essendo più grandicello rispetto agli altri, comunque vuol dire stare sul pezzo. Per me è stata una grande soddisfazione andare come tarantino, come pugliese e a rappresentare l'Italia ai prossimi europei che saranno a Genova il 7 ottobre prossimo, quindi mi auguro che... Beh, ci rivedremo magari per festeggiare, intanto però una... mia riflessione un po' così, sono immensamente contento che un tarantino abbia vinto, sia campione italiano, però avrei preferito, sarei stato ancora più contento se magari questo risultato fosse stato raggiunto con un team tarantino, per carità, massimo rispetto agli amici di Molfetta, ma come dire, l'orgoglio rosso-blu, l'orgoglio civico mi spinge a questo. Non voglio entrare nel merito delle ragioni, però, come dire, non pensiamo a questo, magari un giorno, ecco, vedere il nostro Ernesto con i colori rosso-blu. Lui ce la mette tutta, ma poi ovviamente ci sono contesti, ci sono situazioni che molte volte esulano dalle sue scelte. E comunque Ernesto, io scusami se interrompo, volevo approfittarne per ringraziare tutti i miei compagni della mia società, perché ho trovato in Puglia, in Italia, veramente una società fantastica, formidabile, mi hanno accolto come un figlio dal primo giorno e ne sono fiero, spero di non abbandonare mai questa società perché veramente siamo tutti una famiglia. Quello che volevo dirti è il mio augurio per il bene dello sport, di questa disciplina, ma per il futuro dei giovani, è che il mio sogno è vedere in tutta Italia, in Puglia, ma nella mia città, questo sfondo di lungomare qui, bellissimo, io lo vorrei vedere... Il tratto lungomare di via Garibaldi. Sì, e anche la ringhiera. A me piacerebbe vederlo pieno di bambini, di ragazzini, di gente che non pratica lo sport nubi del mare. Oltre alle nubi, che è bruttissimo. Chiamiamole quante persone nubi stanno praticando? Quanti? I fumi assassini. Noi abbiamo una città tra le più belle del mondo, un palcoscenico naturale incredibile. Guarda, vedi qualcuno che si allena? Vedi qua, io vedo solo un ecco, po' di guardiamo fumo, proprio lì, un si po' vede di... lì di fumi e nulla, è il vuoto, sia il vuoto per lo cosmico. Sport, per noi è che sia pieno il mare della Puglia, di Taranto, di tutta Italia, di gente, perché purtroppo il paradosso, sai qual è? Siamo una città di mare,
e pratichiamo poco questo sport di mare. Nelle altre città con un laghetto riescono a svilupparsi e ad avere tanta fortuna. Bene, il mio augurio è questo. Ernesto, io ti faccio i complimenti. Grazie mille. Con l'augurio, Ernesto, di vederti campione d'Europa. Ce la farai. Speriamo bene, darò il massimo. In alto il nome di Taranto. Grazie mille, un abbraccio a tutti.